Le ambizioni certo non mancano alle nostre abruzzesi di Serie A. L'Acqua e Sapone di Bellarte, vice campione d'Italia e detentrice della Coppa Italia, vuole confermarsi ai massimi livelli. Per quel che riguarda il mercato si sono registrate due uscite, Zanchetta e Ciaghigna. In entrata sono arrivati dall'asta il laterale Diego Cavinato e il pivot De Oliveira. Il primo è stato ingaggiato a titolo definitivo, il secondo arriva in prestito. Altro acquisto, il talento italo-brasiliano Murillo Choquette, 21 anni, da 6 in forza al Concordia, squadra vicecampione in Brasile e con trascorsi nel nostro futsal nelle giovanili della Lazio. Cambiamenti anche nel settore giovanile nerazzurro. Il nuovo allenatore dell'Under 21 sarà Daniele Galici, che ricoprerà anche il ruolo di vice allenatore della prima squadra. Inoltre partirà per la prima volta l'esperienza della scuola calcio. Grandi propositi anche in casa Pescara del nuovo corso targato Fulvio Colini, il tecnico più titolato d'Italia. Colini ha sostituito Mario Patriarca, finito a Rieti dopo 5 stagioni. Sul fronte cessioni non sono stati riconfermati Romano, finito ad Asti, Maurizio alla Luparense, e sono andati via anche Duarte, Giassone e Barigelli. Capitolo acquisti, preso Rogerio da Rieti e due campioni d'Italia dalla Luparense, l'Universale Mario Canal e Riccardo Caputo, laterale difensivo. Sono stati riconfermati Morgado, Nicolodi, Zaramello e Leggero. La campagna acquisti tuttavia non è ancora terminata, si cercano almeno un italiano e un paio di italo-brasiliani.